Fabrizio, ancora aiutami un pochino, quindi possiamo depennare il nome di Romani dalla lista dei responsabili, quelli che darebbero una mano a Conte se Renzi molla tutto? Beh, Romani è uno dei senatori, degli ultimi senatori definibili tali a Palazzo Madama, è una delle ultime persone che capiscono e parlano di politica, dopodiché Palazzo Madama sappiamo che è ridotto a una specie di fermata della metropolitana, esattamente come Montecitorio, dove ci sono i personaggi più svariati. Ma è la verità, vi faccio il cronista, non il retroscena. Detto questo, io lascerei aperte tante possibilità ancora, perché alle 5:30 mancano ancora 5 ore. Renzi è capace di qualsiasi capriola. Se intravede in fondo al tunnel un piccolo personale privato vantaggio, Renzi ci si tuffa. Quindi ragionevolmente dovrebbe finire come dice il senatore Romani, e cioè con un passaggio parlamentare, il che darebbe, come dire, almeno un briciolo di sigillo, di normalità a una vicenda folle, folle, perché ieri in Italia sono morte 616 persone, domani si terranno 616 funerali e questi signori ci hanno imbarcato, hanno imbarcato il paese in una crisi di governo folle, che le cancellerie di tutto il mondo stanno considerando folle. Ma è colpa solo di Renzi o anche di Conte, scusa, per capirci? Diciamo che Conte parte malissimo, perché la crisi la apre di fatto lui, fa carachiri quando quella notte porta quel recovery. Alle due di notte è scritto da un bambino che frequenta il primo anno di scuola elementare. Renzi fa bene a intervenire. Con un poco di senso di responsabilità di tutti si sarebbe dovuto chiudere lì, e cioè con Renzi che dice a Conte: guarda, hai esagerato, pensi che sia una roba tua di casalino i recovery, non è così, è una possibilità gigantesca per il paese, ci dobbiamo pensare e metterci mano tutti. Nel momento in cui dice questo si fa prendere la mano, intravede, diciamo, concrete possibilità di essere su... Renzi, da prima di Natale, tutti i giorni in prima pagina, ha rilasciato decine di interviste, i talk show se lo contendono, per un partito che è al 2%, cioè significa che lo votano i parenti stretti e manco tutti, nel senso che qualche zia non lo vota, allora, per Renzi è un'occasione straordinaria. Devo far rispondere Gennaro Migliore. Quindi può su succedere questo. Ancora tutto, perché se Renzi vede una cosa che gli può essere utile... alle 5:10 ci comunica una novità. Credo che hai un'opinione pessima di Renzi, faccio rispondere.